Sabato 12 settembre 2009, nel suggestivo atrio del Tribunale di Pistoia, si inaugura la mostra personale dell'artista Ambra Amorosi. Il titolo della mostra è Soli nell'aria, mostra curata da Ambra Greco, che vedete al mio fianco, all'altro mio fianco, la protagonista della mostra, Ambra Amorosi, che torna nella sua città natale dopo che un anno fa la città gli aveva tributato già un primo maggio la copertina di un libro dedicato agli artisti pistoiesi contemporanei. Nella copertina c'era un libro ispirato proprio dalla città natale di Ambra, Pistoia, essenza di una città. E qui questa mostra è un'esaltazione dell'essenza, perché tu da anni vai sempre sperimentando e cercando l'essenza delle cose. È vero. E sì, delle persone, ovviamente. E delle persone. Infatti il mio lavoro è notoriamente proprio la ricerca, per così dire, dell'anima, no? Dell'esse. Sì, io sono molto contenta di fare questa mostra in questo bellissimo spazio perché mi richiama molto le mie origini, i primi anni della mia vita che sono, si sa, i più violenti, no? Emotivamente a ricordarsi. E sono contenta di essere qui, le foto, cioè le opere che ho alle mie spalle, che potete vedere, sono le ultime fatte appositamente per questa mostra. E vogliamo spiegare anche il titolo, Ambra? Allora, Soli nell'aria. Sì, Soli nell'aria mi ha ispirato molto l'idea dell'isolamento, dell'emozione di noi, no? Di tutti noi, che poi in fondo sì, siamo insieme, ma siamo soli, siamo molto soli, perché nell'aria, perché siamo nell'aria? Siamo nell'aria come passaggio di vita, come almeno con i nostri pensieri, con le nostre fantasie, con le nostre gioie e anche i nostri piaceri, i nostri dolori, sì. Quindi questa solitudine, c'è anche una comunione di intenti fra la solitudine e la volontà di essere in mezzo alla gente, esatto, di partecipare, ma allo stesso tempo questo macigno esistenziale, esatto, che tutti noi portiamo sulle spalle. È così, infatti, sì. Tu hai fatto anche delle scelte cromatiche ben precise. Negli anni la tua tavolozza è andata sempre più restringendosi ai colori che tu hai ritenuto adeguati per questo tipo di messaggio. Quindi anche una tela dicotomica all'interno della quale convivono due anime anche contrapposte spesso. Sì, sono perennemente in biblico tra il cercare il colore freddo, l'atmosfera fredda dell'isolamento di cui si parlava poc'anzi, cioè, e la voglia del rosso, la comunicazione, l'emozione. Sì, è vero, sì, e sto proprio sintetizzando questa scelta, questo modo di. Chissà, forse farò una serie di tele rosse, una serie di tele verdi, non lo so. Io non voglio mai sapere cosa farò domani. Nel tuo percorso di ricerca, dove collochi questa mostra pistoiese? Vicino a un punto definitivo di approdo, a metà del guado? A metà del guado. Se sei d'accordo, vorrei realizzare un servizio, visto che qui ci sono tantissime persone, un luogo frequentatissimo, vorrei dare un taglio diverso rispetto agli standard normali della nostra trasmissione. Raccoglierei, se sei d'accordo, anche le impressioni, le sensazioni che i tuoi quadri trasmettono ai già tanti visitatori a pochi minuti dall'apertura della mostra che affollano là. Sono d'accordissimo, certo. Questo ovviamente con la collaborazione di Ambra Greco, che è la curatrice della mostra e che raccoglierà le impressioni dei visitatori con il nostro cameraman Marco. Bene. Allora, intanto però è doverosa una presentazione critica per approfondire quanto ci ha comunicato ora Ambra Amorosi. Certo.
Io credo che ogni nostra emozione, sensazione, diciamo anche l'amore che non solo rivolgiamo agli altri ma che mettiamo anche nei piccoli gesti quotidiani, tutto si propaga e giunge agli altri, quindi diciamo si intraprende un ciclo continuo di arricchimento reciproco. E già lo sfumato, che è la caratteristica basilare delle opere di Ambra Morosi, tende secondo me, dal mio punto di vista, proprio a rappresentare e a sottolineare questa idea della propagazione, del propagarsi. E è una pittura che va oltre la fisicità dell'essere umano, cerca di indagare ciò che sfugge alla razionalità, ciò che non è visibile ai nostri occhi e quindi si può solo percepire con l'interiorità, con un sensibile animo umano. Allora, quindi fare è un esperimento, vedere sì, giusto, quali sono i messaggi, le sensazioni, le emozioni, le interpretazioni del pubblico che già numeroso affolla l'atrio del Tribunale. Io ora ti lascio, ti consegno il microfono per questa serie, per raccogliere questa serie di impressioni. Prima però vorrei concludere il mio intervento invitando i nostri telespettatori a venire nell'atrio del Tribunale di Pistoia, nella piazza del Duomo di Pistoia, dal 12 al 30 settembre 2009. Il Tribunale è aperto ininterrottamente dal mattino fino alla sera. Il titolo della mostra personale di Ambra Morosi, pittrice fiorentina ma di origine pistoiese, che con questa mostra dal titolo Soli nell'aria ritorna nella sua città natale, come detto si concluderà il 30 settembre e sarà aperta al pubblico tutti i giorni della settimana. Se dovesse scegliere una parola per descrivere le emozioni suscitate durante la visita di questa mostra, cosa mi direbbe? Una pittura intimista, ricca di interiorità che ti colpisce. La pittura di Ambra è la sua estensione dell'anima. A me è piaciuta tanto per i colori e poi c'è un quadro che mi piace tantissimo in cui si vede una mezza faccia, diciamo, e poi tutto il resto va un po' indovinato, insomma. Ho trovato, come dire, particolare questo genere che a quanto ne so l'ha inventato questa signora, insomma è una cosa tutta sua. Estensionismo, io in verità pensavo a una mostra più tipo una serie di parrucche messe in fila con le extension, però potrebbe essere una cosa diversa. No, comunque, ma io ringrazio innanzitutto Ambra Grieco, che è nostra amica e che mi ha invitato. E ora mi gusterò la mostra visto che sono arrivato da poco, però già quello che vedo mi è piaciuto, insomma, ho trovato una notevole. È veramente molto bella, cioè usa delle tecniche particolari e questo sfumato, questo quasi mettere a fuoco è interessante, sì, bella, positiva. Allora cosa ti ha suscitato questa mostra? Ma direi inquietudine più che altro, perché sono questi colori un po' oscuri, questi forti, sì, queste figure così, diciamo, nell'ombra, ecco. Che altro mi suscita inquietudine? Mi piace perché secondo me è un po' una sorta di vocazione, ci sono le immagini che emergono dalla tela e non so, una sorta di sogno, si gioca molto anche sull'ambiguità per quanto posso vedere dell'interpretazione del soggetto, comunque molto interessante, una cosa da vedere. Non so, io non sono molto intenditrice, però è molto bella, molto particolare, va saputa leggere, però è bella, sì, bella, bella. E lei, signora? Anch'io dico la mini fosse uguale, perché sa, me ne intendo poco. No. E ora che hai concluso la tua visita alla mostra, cosa mi dici? Innanzitutto ho conosciuto la Ambra Morosi, che insomma l'autrice. Mi sono complimentato, le ho detto un'immagine che secondo me gli è garbata, me l'ha anche insomma riferito personalmente. Mi sembrano le sue opere delle sculture coperte dalla foschia, che sono tutti temi di umani, anche parti di esseri umani o interi, con un velo di diffuso di intorno, però si sente che c'è del materiale, c'è un corpo solido di dietro, almeno questa è l'impressione che fa a me, sembra che gli sia piaciuta. Comunque è sicuramente un genere interessante, questo estensionismo, non mi aspettavo, insomma, mi ha colpito, ecco, in quel senso.